Perché le streghe cavalcano una scopa? Ciao Focussini, oggi parliamo di 5 cose che non sai sulle streghe. Secondo alcuni studiosi, perché era lo strumento di lavoro delle donne che portavano con sé nei riti pagani, accusati poi di stregoneria dalla religione ufficiale. Gli uomini invece hanno il forcone, che nelle rappresentazioni del diavolo diventa un tridente. La parola strega viene dal greco strix, cioè barbagianni, gufo. Per gli antichi erano uccelli di cattivo auspicio che, secondo la leggenda, succhiavano il sangue dei bambini nelle culle. Una strega famosa è Grimilde, la regina cattiva di Biancaneve. Quella disegnata da Walt Disney si ispira alla marchesa Uta von Ballenstedt, vissuta nel Medioevo. È raffigurata in una statua del Duomo di Naumburg, in Germania. Vedere per credere, la somiglianza è sbalorditiva. Il contrario della strega è la fata. All'inizio del Novecento, molti credevano che queste creature magiche esistessero davvero. Tra questi, Sir Arthur Conan Doyle, creatore di Sherlock Holmes, tratto in inganno da un fotomontaggio. Si chiama fata, ma non è buona. Morgana, personaggio della mitologia celtica, è una vera strega, nemica di Re Artù e Mago Merlino. In ottica, invece, Fata Morgana è il nome dato a un tipo di miraggio che deforma e rende irriconoscibili gli oggetti all'orizzonte. Ricordatevi di mettere un bel like e condividete il video con almeno 2 amici.